La posta in palio è altissima al San Marco di Pescara. Un passo falso potrebbe significare addio ai sogni di gloria per entrambe le formazioni. Finisce così con uno scialbo 0-0 la gara tra Delfino Flacco Porto e Spoltore. Padroni di casa in campo in formazione rimaneggiata, Comparelli e Saltarin sono fuori, Ligoschi non al meglio si accomoda inizialmente in panchina. Ancora out il lungo degente Di Cecco che il 5 aprile si dovrà operare al ginocchio, gli auguriamo una pronta guarigione. Non se la passa meglio Donato Ronci che deve fare a meno degli infortunati Ranieri, Sichetti e Cabanies. Zanetti è squalificato mentre Di Pentima e Dintino, i due esterni, non sono al meglio della condizione e allora si accomodano vicino all'allenatore. Si comincia subito con lo Spoltore in avanti, azione personale di Gobbo che dopo 30 metri fa partire una conclusione che impegna falso. Pronta la risposta del numero uno di casa che devia in calcio d'angolo. Nuovamente Spoltore al sedicesimo con il colpo di testa di Bordoni, ma la conclusione finisce sopra la traversa. Si sveglia il Delfino Flacco Porto con Alberico che prova a scuotere i suoi, la sua conclusione termina in corner. Bellissima azione personale di Silvestri che fa fuori mezza difesa spoltorese, ma il suo tentativo si perde sul fondo. L'ultimo tentativo del primo tempo è ancora del numero 80 di casa, la conclusione di Alberico, però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Termina così il primo tempo. Ancor meno le occasioni nella seconda frazione di gioco. Le uniche due note da registrare sono il tiro di Buonafortuna al settimo minuto che termina a lato e l'ennesima triangolazione sulla fascia destra dello Spoltore. Pompa sborgia con il cross del terzino che si perde sul fondo. Tutto questo al minuto 22, da lì in poi sarà un possesso di palla delle due formazioni che non si faranno più male. Qui è terminata la gara tra Delfino Flacco Porto e Spoltore 0-0, un punto per uno che accontentano entrambi gli allenatori. Partiamo da Donato Ronci. Mister, allora la corsa playoff è sempre lì, è un punto buono qui a Pescara. Adesso domenica vi giocate tutto con il Nereto. Sì, era importante oggi fare un risultato positivo, abbiamo provato a vincere il primo tempo, abbiamo avuto due o tre situazioni, ha fatto una bella parata falso, abbiamo provato, poi il secondo tempo faceva veramente tanto caldo e si è fatto male anche Fabrizio Grassi, spero che non sia niente di grave. E abbiamo fatto più fatica, poi è chiaro che col passare dei minuti la palla girava molto più lentamente, ci abbiamo provato, però era importante oggi, ripeto, non perdere per giocare in casa domenica prossima, poi una partita importantissima con il Nereto. Però affrontavamo una squadra veramente organizzata, tosta e che non ci ha lasciato varchi. Primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni, dovevamo sfruttare quelle. È tutta da conquistare ancora la salvezza perché le partite vanno giocate sul campo. Domenica a Martinsicuro abbiamo la possibilità di mettere un altro mattoncino. Però insomma, tornando alla partita di oggi, credo che abbiamo affrontato una grande squadra, un punto meritato a mio parere perché abbiamo sofferto il giusto. Loro sono forti, sanno giocare tra le linee, sugli esterni. Per fortuna mancavano di Ranieri e anche di Zanetti, quindi devo dire bravi ai nostri ragazzi che ce la stanno veramente mettendo tutta in un momento di grossa difficoltà di organico perché abbiamo dovuto fare una partita prettamente difensiva per l'assenza di Saltarin e di Ligoschi che purtroppo sta scendendo in campo in maniera in precarie condizioni. limitata, però ci dà quell'esperienza che nei finali di partita è importante perché ogni punto adesso pesa il doppio.